Noi abbiamo intenzione, l'Acquamino e Casa Miccia, di sottoscrivere un accordo quadro col Dipartimento di Architettura nella persona del professor Michelangelo Russo per poter redigere un piano attuativo della zona ammalorata dal sisma e nello stesso tempo avere quella serie di indagini e diagnostiche che servono per la messa in sicurezza dei due territori, e questo per farci trovare pronti all'eventuale tavolo tecnico dove si parlerà di ricostruzione. È un atto, io credo, importante, anche perché i comuni si rendono protagonisti e soprattutto le proposte che avanzeremo non solo verranno dal basso, quindi dal territorio, ma soprattutto saranno sottoscritte da personalità conosciute di fama nazionale e internazionale, e soprattutto non porteremo al tavolo gli eventuali desiderata dei due comuni, ma porteremo un progetto di sviluppo che tenga conto anche di una situazione importante, che è quella di avere l'obbligo entro il 31-12 per legge regionale, entro il 31-12 del 2018, di redigere il nuovo piano urbanistico comunale. È evidente che questo studio partirà da quella zona, ma si estenderà per tutti i due territori comunali di L'Acquamino e di Casa Micciola. Il mio consiglio comunale all'unanimità mi ha già dato mandato di sottoscrivere questo accordo quadro. Aspetto Casa Micciola Terme, pare che il consiglio sia convocato per il 26, dopodiché io e Castagna sottoscriveremo con il Dipartimento questo accordo quadro, e quindi potranno iniziare i lavori e istituire presso i due comuni due tavoli tecnici tematici che tengano conto di quella che deve essere lo sviluppo di questi due territori, non solo e non soltanto sotto l'aspetto strettamente edilizio urbanistico, ma anche avendo un occhio particolare a quello che sono le attività commerciali e quello che deve essere, diciamo, la programmazione dei due enti. Questo ovviamente nelle more ed aspettando anche i due studi commissionati per i due territori, al CNR e all'INGV, ritornando al discorso terremoto. Sì, che io sappia lo studio la settimana scorsa è stato già diciamo, presentato al governo. Io aspetto una relazione per quanto riguarda il Comune di L'Acquamino da parte del CNR, ma questo a cui fai riferimento tu è l'aspetto sismico. Noi anche qui intendiamo affiancare al professore Russo il professore De Natale, il quale ha già prodotto in occasione del convegno scorso a Regina Isabella, ha già prodotto una relazione per l'aspetto sismico, e quindi seguirla questa faccenda, anche se non è propria materia dei comuni e dei soggetti attuatori, perché l'aspetto sismico generalmente è esclusivo appannaggio nella fase di ricostruzione, è esclusivo appannaggio di scelte del governo. È evidente però che noi come soggetto attuatore vogliamo essere protagonisti, tra virgolette, e capire bene quali sono le peculiarità, le esigenze e i bisogni della nostra popolazione e che cosa si intende fare nell'eventuale fase di ricostruzione che è da venire.